Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video molto particolare, perché quest'oggi siamo qui con un quiz originalissimo che ci farà scoprire che Pokémon leggendario siamo. Signori, prima di iniziare volevo dirvi un paio di informazioni. In questi giorni, in questi mesi usciranno molti meno video. Ho delle motivazioni che non ho voglia di spiegare adesso. Non si tratta solo della maturità, vi spiegherò più avanti, probabilmente terminata la Soul Link. Detto ciò, quest'oggi vi porto questo video che avevo davvero voglia di fare. Siamo qui con un test per andare a scoprire che Pokémon leggendario saremo. Io non vedo l'ora di vedere che cosa succederà. Quindi direi di non perderci inutili indugi. Fatemi sapere con un mi piace se vi piacciono questi quiz. Potrei pensare di portarne altri, visto che è un format che vedo che va abbastanza anche su altre community, tipo quella degli anime, vero Tia? E quindi nulla, direi di non perderci in ulteriori indugi e di andare subito a vedere la prima domanda. A che ora arrivi spesso, cioè a che ora arrivi solitamente ai party? Presto, in tempo, tardi, sto a casa. Allora, sto a casa è un'ottima opzione, però dai, quando ci vado tendo ad arrivare in tempo più o meno. Cioè a volte presto, a volte tardi, quindi facciamo in tempo, dai. Preferisci stare fuori casa quando nevica, piove, c'è il sole o la nebbia? Bella domanda, perché allora in realtà penso snowy. Penso mentre sta nevicando, perché sinceramente mi piace un casino la neve. La pioggia sì, però non quando, cioè non troppo, perché poi dopo finisce male. Il sole no, perché per via dell'acne non posso neanche farlo. La nebbia è carina. Boh, la nebbia è suggestiva. Io vado di nebbia, raga, così a intuito. Dove preferiresti andare in vacanza? In spiaggia, in montagna, nella foresta? Non so che vacanza tu possa fare nella foresta. In città, allora, senza dubbi sulle montagne, raga, perché io veramente sono montanaro doc. Cioè, non è vero, però vabbè. Qual è la tua materia preferita da imparare? Allora, tra queste, visto che io sono proprio con la scienza, scienza io, quindi vado di astronomia, che è quella che mi piace un po' di più tra queste. Dove preferiresti vivere? High Rise Condo, non so cosa voglia dire. Log Cabin, Seaside Hut, Underground Bunker. Io non so cosa siano queste cose, ve lo giuro. Fatemele cercare. Ah, ok, perfetto, sarebbero condominio, palazzo facciamo, capanna nel bosco, chalet di mare e un bunker sotterraneo. E tra queste butterei giù la log cabin, perché sì, perché tra queste, cioè in realtà vorrei vivere in una casa, appunto, però andiamo di log cabin perché è quella più natural, carina. Qual è il tuo cibo preferito? Carne, pesce o comunque pescato, verdure o caramelle? Tra questi carne sicuramente ci vado proprio cattivo. Quando si parla di mangiare, dov'è l'opzione non mangio verdure? Dov'è? Scarf them down, hit a little bit, push them around your plate. Eccala! Push them around your plate, cioè mandarle via proprio, non vi voglio vedere. Che cosa fai per rilassarti? Di solito leggo, quindi direi di andare su leggere. Qual è il tuo gioco preferito? Giochi di carte, giochi da società, videogame e board game. Ma tra questi direi videogame, tra questi. Anche se non gioco più di tanto, però vai di videogame perché faccio lo youtuber, cazzo. Qual è il tuo lavoro da sogno? Astronauta, attore, detective o... Zookeeper, non lo so, cioè chi cazzo. Boh raga, cioè attore direi, a intuito. Tra queste proprio l'attore, però non è proprio il mio sogno, è quello che si avvicina di più, diciamo. Qual è il tuo periodo preferito della giornata? Mattina, pomeriggio, sera o notte inoltrata? Tra queste forse la sera, perché fa fresco, poi c'è il buio, è carino, misterioso, mi piace. Come ti descriverebbero i tuoi amici? Uno spirito libero, un lupo solitario, determinato, studioso. Boh, forse è uno spirito libero, però neanche troppo, sinceramente. Però noi mettiamo questa opzione perché sì. Qual è la tua stagione preferita? Su questa non ho dubbi, autunno. Sono sconvinto dall'infanzia che l'autunno sia fighissimo. Qual è il tuo film preferito? O meglio, qual è il tuo tipo preferito di film? Ora, non guardo film, però tra questi la butto su un bel comedy, perché almeno rido, a meno che non siano quelli brutti brutti. Qual è il tuo fenomeno naturale preferito? Arcobaleni, stelle cadenti, eclissi o aurore? Suppongo le aurore boreali.
Allora, sono indeciso fra eclissi e aurore boreali perché sono semplicemente quelle più rare. Ora, le aurore boreali non le ho mai viste, ma devono essere veramente fighe. In realtà non ho mai visto neanche un'eclissi. Però penso che sia obiettivamente più figa un'aurora boreale, quindi vado di aurora boreale. Ho come l'impressione che mi verrà fuori un Pokémon di tipo ghiaccio. La butto lì. Se potessi scegliere uno tra questi superpoteri, quale sceglieresti? Telecinesi, manipolazione del tempo, cambio del clima o restoration, sarà rigenerazione, suppongo. Allora, time manipulation però è proprio bello. Time manipulation puoi fare il cazzo che vuoi. La telecinesi sì, più o meno, cioè nel senso, boh, fai sollevare gli oggetti, però sai, per fare tanta scena, a me non interessa, a me piace questa è la bib. Time manipulation, vai di time manipulation. Qual è la tua paura più grande? Paura delle altezze, paura dell'oscurità, paura degli spazi chiusi o paura degli insetti? Allora, tra queste io sono un pochino, ma un pochino, soffro un pochino di vertigini. Quindi tra queste forse la paura delle altezze, anche se l'oscurità effettivamente c'ha quel qualcosa che mi terrorizza, però direi paura delle altezze, a intuito. Che cosa fai quando la tua sveglia suona la mattina? Mi sveglio immediatamente, la spengo di cattiveria, la lancio contro il muro. Sveglia? Sono stato sveglio tutta la notte. Ok, perfetto. Allora, forse tra questi, quello che faccio di solito è, cioè, non mi wake up immediately, però, cioè, abbastanza, a meno che non mi riaddormento. Di base mi sveglio più o meno subito. Oppure, cioè, la spengo un attimo e poi, cioè, poi dopo un po' mi sveglio. No, direi la seconda, raga, la seconda è più consona. A quale gruppo vorresti unirti? Team Rocket, The Elite Four, Team Flare o il Pokémon Fan Club? Allora, considerando che il Team Rocket c'è Luke, quindi è importante, io andrei di Team Rocket. Però anche gli Elite Four, o gli Elite Four, come si vuole pronunciare, con l'accento che si voglia, sono abbastanza intriganti, perché comunque sei a capo della Lega, cazzo, sei influente, sei importante. Considerando però che a ogni nuova partita gli Elite Four vengono sconfitti, invece il Team Rocket, fai conto, dai, solo accanto, direi di andare di Team Rocket, che mi sembra più consono. Quando non giochi ai videogame Pokémon, stai leggendo fumetti Pokémon? Stai guardando... Io quando non gioco ai videogiochi di Pokémon non cago i Pokémon, però... Tra questi, dreaming about Pokémon, se si può considerare dreaming about Pokémon, tipo immaginare cosa c'è nell'ottava generazione, quindi boh, questa, dai. Ultima domanda, no, non è vero, le ultime due, scherzavo. Quale professore vorresti conoscere sostanzialmente? Would you most want to intern for? Cioè, per quale vorresti completare il Pokédex, sostanzialmente, dovrebbe essere il senso. Professor Birch, Rowan, Juniper, che dovrebbe essere Aralia, ma non vorrei dire una stronzata, e Kukui. Allora, tra questi io penso che Rowan sia uno stronzo, cioè c'è sempre, c'è proprio l'espressione da stronzo, però, cioè, rispetto agli altri professori è molto più figo. Birch è un ritardato che si fa inseguire dai Pokina. Aralia non è, cioè, caga troppo il cazzo, e Kukui è nudo, quindi vai di Rowan. Assolutamente, questa è l'ultima domanda. Se fossi un capo palestra, che tipo di Pokémon preferiresti avere tra questi? Volante, acciaio, fuoco o psico? Questa, ragazzi, sarà fondamentale. Tra questi penso che io mi troverei molto ma molto bene con i Pokémon di tipo psico. Ma davvero bene, è uno dei miei tipi preferiti. Mi sarebbe piaciuto fosse venuto fuori Poison, però psico va bene, quindi psico. Oddio, Dialga, stai scherzando? Sono veramente il controllo del tempo. Allora quella scelta è stata fondamentale. Wow, sei responsabile con molto senso del dovere. Sempre cerchi sempre di arrivare in orario per i tuoi compiti. Giustamente, cioè, c'è Dialga che controlla il tempo, quindi sarà così difficile, no? Quando un progetto necessita di essere abolito, you are the first to get the ball rolling. Sei il primo, diciamo, a farlo notare, ecco. Il tuo numero fortunato è il 483, che non sarà sicuramente il numero del Pokédex. Dialga Pokémon. Figurati se non è il numero del Pokédex di Dialga, 483. Bene signori, io direi che comunque il video di oggi può concludersi qua. Io spero che vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Fatemi sapere nei commenti se questi video vi piacciono, che se avrò voglia, e se avrete voglia anche voi, vi porterò altri video di questo genere. Questo quiz mi è sembrato molto interessante, quindi ci tenevo a fare questo video anche perché sinceramente mi andava. Detto ciò, mi raccomando, passate anche dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Io vi aspetto martedì con la Soul Link. E niente ragazzi, detto ciò, premete la campanella che
è fondamentale. E noi ci becchiamo in un prossimo video.